Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Naruto Ultimate Ninja Storm. Siamo qui pronti per continuare la nostra avventura alla ricerca di Tsunade e iniziamo subito, direi. Allora, qui ho fatto qualche missioncina, mi sono portato un po' avanti. E adesso andiamo qua. Riunione con Lady Tsunade. Finalmente Jiraiya, accompagnato da Naruto, è riuscito a trovare Tsunade, che però rifiuta l'incarico di quinto Hokage. Non solo, si fa persino beffe degli Hokage precedenti, facendo innervosire Naruto. Si è innescata una situazione potenzialmente esplosiva. È trascorso molto tempo da quando sono partito dal villaggio della foglia, ma finalmente abbiamo trovato la persona che stavamo cercando. Ora Sasuke potrà essere curato. Ma la gioia dura pochi secondi. Questa Tsunade si sta facendo beffe dei precedenti Hokage. Non mi importa che sia una donna. Nessuno può deridere il terzo o il quarto Hokage. In mia presenza le darò una lezione. The legendary medical ninja. Reunion with Lady Tsunade. Vinci la battaglia con modalità secondo non consentita, con la potenza d'attacco nemico alta. E beh, giustamente. It's too late for apologies, so save it. I'm not gonna forgive you. I don't even need to go all out. Let's fight. Ah, hai capito. Mi ha tolto parecchio, eh. Ah, oh! Ah, cavolo, mi ha avvelenato! Ah! Mi dispiace per te, Tsunade! E... ho vinto! Pergamene apparse. Allora, dunque, ce ne sono un po' di là e un po' giù, ok. È stato facile battere Tsunade. Sì, è stato un po' difficile fargli la mossa, quella finale, diciamo. Però you
stare dritto. Ok, qua. Kiba. Ok, e gli altri sono di là. Eccoli qua. Ok, perfetto. Raccolte tutte e adesso andiamo avanti. Il combattimento di Naruto con Tsunade culmina con una scommessa sul Rasengan. Se il ninja riesce ad imparare alla perfezione la tecnica in una settimana, è lui il vincitore. Ma in caso contrario, è Tsunade a vincere. Non avvezzo a tirarsi indietro di fronte a una sfida, Naruto si impegna al massimo nell'arrampicata sull'albero. Non mi pare si allenasse così, però va bene. Allora. Quindi. Dice che ammetterà che un giorno io possa diventare un Hokage se riuscirò a padroneggiare il Rasengan nel giro di una settimana. Ok, va bene, perfezionerò il Rasengan a qualunque costo e darò a quella nonnina una bella lezione. Sono pronto. Per prima cosa devo allenarmi sul controllo del chakra. A must win high stakes gamble, striving to master the Rasengan. Il bello è che mettono sempre lo stesso minigioco uguale, senza cambiamenti di cose. Cioè, ormai è un must sto livello, sto giochino, cioè mi riesce ad occhi chiusi tra un po'. Cioè, ogni 2x3 mettono sto coso, quindi non vedo dove sia la difficoltà di sta roba nel prendere il Rasengan. E in teoria dovrebbe essere ah, vedi, stavolta mi sono ingannato. Però, cioè, da mettere sempre lo stesso giochino dopo un po' scoccia. Fine! Se non sbagliavo quella parte avevo finito molto prima. Mission accomplished! Mission accomplished! Altre pergamene apparse e ok, ingredienti. Ok, allora. Dunque, c'è una missione qua dietro e le pergamene sono tutte di là e il coso è lì. Ok, allora. Tu! Parla. Abbiamo sentito ragazzi parlare di una dietro. Mi sento di grado B. Sicuro queste saranno Sakura e... Allora, vediamo. Dovrebbero essere da queste parti, se non erro. Eccole. Va
dovrò essere qui dietro anche. Tipo là sopra. Infatti. No. Ok. Perfetto. Qua. Mi sa che ne ha saltato qualcuno, ma non so quale. Mi fa... Ah, guarda. Questi... dovrebbero essere... Dove stanno gli altri che non vedo? Ah, guarda lì. Stanno lì alcuni. Ecco fatto, presi tutti. Sì, e poi gli ultimi sono di là. Dovrebbero essere qui dentro. Di maestro Iruka, ma devo salire sul tetto della scuola. Che non mi ricordo come si faceva. Ah, da qua. No. Ok. No! Ma porca miseria. Perfetto. Meglio dare una capocciata qua che... Ok, dove stava? Ma dovrebbero essere qui le pergamene, mi pare. No, sono qua. No! Madonna, con caduto! Maledetti. Non si capisce dove le mettono ste cavolo di pergamene. Pergamene apparse nel livello. Ho capito, però le hanno messe. Ok, le hanno messe qua in alto. Finalmente. Prese. E poi l'ultima cosa è la...
E poi andiamo a fare la terza e ultima missione di oggi. Forse. Ecco, dovrebbe essere da queste parti. Deve essere lì dentro. Dov'è la cassa qua? La cassa da usare qui. Devi vedere che c'è una cassa qua in alto che devo far cadere sicuro. Però non si spiega. Questo non si sollevano. Deve essere una scatola qui di quelle che si sollevano per i meccanismi falcazzi. O comunque anche i barili vanno bene. Però minchia che fatica. C'è. Nulla. Dov'è? Lì. Ok, finalmente l'ho trovato il barile. That'll come in handy. Yeah. Scalogno. E abbiamo raccolto tutto quello che c'era da raccogliere, perfetto, e andiamo avanti con la prossima missione. Tsunade apre gli occhi. Il motivo per cui Tsunade rifiuta di diventare Hokage riguarda un accordo offerto da Orochimaru. Per fortuna si rende conto che sarebbe un errore, quindi rifiuta l'accordo e sfida Orochimaru e il suo subalterno Kabuto in combattimento. Ho scoperto finalmente perché Tsunade si comporta in questo modo. Sta per concludere un accordo segreto con Orochimaru, ma si è resa conto del suo errore. Ha rifiutato l'accordo e sfiderà Orochimaru e Kabuto. Nonna Tsunade, resisti finché non arriviamo. Tsunade, awaken! Herculean power bursts forth! You
guys are worthless. I'll beat you down here and now. It's my honor to be given the chance to do battle with you. Let's fight! Ti farò vedere io la potenza. Della nipote del primo Hokage. Things that I must protect. Conditions fulfilled. Non gli ho fatto fare niente. I'm great. Mission success. Ok, seguente personaggio disponibile, Tsunade. Perché me ne è apparsa nel livello. Ok, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.